Buongiorno, sono Riccardo di fbebike.it. Oggi vi presento un nuovo modello della Lombardo, molto interessante per il rapporto prezzo-qualità, ma su questo ne parliamo alla fine del video. Vi voglio descrivere nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche di questa splendida e-bike. Innanzitutto il motore Bafang Midrive M400, un motore da 80 newton di coppia, con sensore di coppia ovviamente, molto potente, molto affidabile. Questo viene abbinato con una batteria semi integrata, come vedete si sposa molto bene con il telaio, una rifi molto solida, da 400 watt, sbloccaggio con chiave, si può estrarre come le batterie di qualsiasi altra bike, e questa può essere ricaricata anche nella propria abitazione, nel garage, distaccata dalla bici. Abbinata alla batteria abbiamo un display. Il display è il Bafang C10 LCD con controller al manubrio. Infatti da qui si accende il display e quindi si attiva l'assistenza. Sul controller abbiamo i tasti di comando del display, tra cui il più e il meno servono per selezionare il livello d'assistenza da 1 a 5. Abbiamo la capacità della batteria, abbiamo il contachilometri e tramite le info abbiamo tutta una serie di informazioni, tra cui abbiamo chilometri parziali, chilometri totali, velocità massima. Insomma, abbiamo tutta una serie di informazioni. È possibile la predisposizione già presente per l'impianto luci, attivabile sempre dal controller al manubrio. Detto questo, passiamo a quello che è l'impianto frenante. Un impianto frenante che io vi voglio far vedere perché non avevo mai provato. Questo è della Promax. Molto ben modulabile, molto interessante, frena veramente bene questo Promax. Non viene montato su sempre Promax o M315 di Shimano, che secondo me sono equivalenti. Ovviamente l'impianto idraulico abbinato a un disco sia all'anteriore che al posteriore da 160 mm. Il pompante è sempre un Promax. E ovviamente la sospensione è stata messa, una sospensione della Sondur XCM, perché a vedere quelle che è anche le caratteristiche del cambio di questa e-bike. Il cambio monta un deragliatore della Acera Shimano, il pacco pignoni a 9 velocità da 11 a 34 denti, mentre sul movimento centrale troviamo una corona da 38 denti. Considerate che questo motore spinge veramente tanto, quindi non ci sono grosse difficoltà nel trovare la marcia giusta anche nelle situazioni un po' più impervie. Passando non per ultimo alla larghezza dello sterzo, che per me per una buona guida è importante, e Lombardo come al solito utilizza questi sterzi, questi manubri abbastanza larghi. Qui siamo su 680 mm e quindi è una dimensione indicata per questo tipo di bike. Non voglio aggiungere altro. Se non quello che abbiamo qui due versioni, ripeto, una S e una L. Il prezzo è molto molto interessante, in quanto dal listino partiamo da 1.700 euro. Partiamo perché fanno anche una versione con motore alla ruota che costa molto di meno. È una versione fitness, sempre col motore alla ruota, però già allestita di fari anteriore e posteriore. Questa io ritengo che sia il prodotto migliore prezzo-qualità, perché per i 1.700 euro abbiamo un motore centrale da 80 newton che va veramente bene ed è affidabile, con un bel display, e quindi si colloca su quelle bike da sotto i 2.000 euro che veramente vale la pena di acquistare.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito fbabike.it e se vi è piaciuta la recensione datemi un like e iscrivetevi al canale. Un saluto da Riccardo, a presto.